Buongiorno a tutti, ci troviamo a Formia, pronti a correre il Let's Trail. Tra cielo e terra, quello che sulla carta non dovrebbe essere una gara di grande difficoltà con i suoi 13 km e mezzo e 700 metri di dislivello, ma mai sottovalutare le corse in montagna. Intanto il panorama della partenza ricompensa già la sveglia alle 5 del mattino. Sicuramente oggi il grande nemico sarà il caldo, la partenza è prevista alle ore 9.30 e la temperatura è già torrida. E schiava di Roma, il Dio la creò. Parabam, 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 bam, 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 fratelli d'Italia, Italia sedesta, Salermo di Scipio, si cinta la testa. Partiti a freddo, se così si può dire, con i primi 2 chilometri, con una pendenza direi subito molto importante, dove la maggior parte dei partecipanti ha per lo più camminato. Ora allo scattare del secondo chilometro si può finalmente iniziare a correre un po', forza! È sempre incredibile come in queste situazioni correre equivalga a riposarsi. Un po' di ombra, un po' di frescura e il sentiero che spiana, anzi forse anche un leggerissimo dislivello in discesa che sicuramente pagheremo caro più avanti. Approfittiamo di queste tratte per recuperare, come ho portato una camel bag da 1 litro appunto per idratarmi continuamente ogni chilometro e resistere al caldo assassino di oggi. Terzo chilometro e mezzo, si continua nel paradiso, nella frescura di questa faceta. Mancano solamente 10 chilometri, ma temo che il bello debba ancora arrivare. A metà del quarto chilometro, sebbene ancora abbastanza pianeggiante, il sentiero diventa un po' più difficile, più tecnico, bisogna prestare attenzione a dove si mettono i piedi. Siamo usciti dal bosco, per fortuna c'è un po' di venticello che dà sollievo. Quinto chilometro, 50 minuti di gara, ce ne freghiamo dell'orologio e ci godiamo questo spettacolo. Un micidiale sesto chilometro con questa salita infinita. Al sesto chilometro esatto, siamo nel punto più alto, Monte Sant'Angelo. Dalla regia mi suggeriscono che là in fondo si vede Gaeta. Grazie. Dopo la salita pazzesca tra il quinto e il sesto chilometro, ritorniamo un po' all'ombra, iniziamo anche piano piano a scendere. E ora ombra e discesa, prima una parte molto tecnica, ora invece sul sentiero possiamo anche aumentare un po' l'andatura, anche se ci sono un sacco di sassi che ogni tanto arrivano sulle caviglie e non sono molto piacevoli. È incredibile come in soli 7 km si siano formate così grandi distanze tra i corridori. Sulla discesa sono stato superato da una ragazza che praticamente volava ed è sparita all'orizzonte. Dietro di me non vedo nessuno, anche se sono abbastanza sicuro di non essere ultimo. Rispetto a poco fa sembra completamente tutta un'altra gara. Dopo un lungo tratto pianeggiante dove ho recuperato un po', si ricomincia a salire, non pesante come prima, ma comunque leggermente insidiosa. Decimo chilometro, iniziamo la nostra discesa.
14esimo chilometro, lungo questa discesa rompicaviglie e spacca ginocchia, ormai si sente aria di traguardo. Il mare che si vede laggiù è veramente invitante, infatti dopo la gara andremo a Sperlonga a fare il bagno. C'è da dire che nonostante la giornata molto calda, lungo il sentiero c'erano tantissimi escursionisti in gita, comunque tutti molto rispettosi, che si spostavano al passaggio degli atleti. Ultime centinaia di metri sulla stessa rampa dell'andata. Un'altra protagonista femminile sta scendendo giù. Let's Trail completato, 2 ore esatte, 2 ore e 48 secondi per la precisione. Sono abbastanza soddisfatto, questa gara per me voleva essere semplicemente un allenamento, una gita domenicale un po' più impegnativa. Diciamo che non ho spinto troppo, ma sono comunque riuscito a tenere un passo che per i miei standard in montagna è abbastanza decoroso. Devo dire, una gara dall'organizzazione molto molto genuina, ma molto ben fatta. Il percorso, oltre a essere bellissimo, era anche tracciato molto bene, ben riconoscibile. Tantissimi volontari lungo il percorso, un po' per prendere nota di chi passava nei vari punti, un po' anche per dei piccoli rifornimenti di acqua qua e là. Rifornimenti di cui volutamente ho fatto a meno, correndo in autonomia con la mia camelback da 1 litro, che ha funzionato, non l'ho nemmeno bevuta tutta. Devo dire, è un percorso molto allenante per i prossimi eventi più impegnativi. Da Formia è tutto, ora premiazioni e ristoro e poi si va finalmente a fare il bagno. Alla prossima!